benvenuti a un altro sabato sera in quarantena. Siccome anche mia madre ha trovato da fare stasera per andare a mangiare fuori una pizza, bene, vi faccio vedere un altro sabato in quarantena. Allora, mi preparerò la cena. Ho fatto una frittata con gli spinaci, con la pancetta e con le uova. Ci buttiamo dentro dopo i nostri spinaci. Ora mescolare tutto come se non ci fosse un domani. Ora una bella gratata di parmigiano. Ok, ora l'impiattamento, che credo che sia sempre la parte più importante. Io amo talmente tanto il salame che lo uso al posto del pane. Buon appetito. Il sale. Quindi torniamo a fare le mie sfide serali. E che cacchio. Si può sbucciare un limone? Vediamo. Quanto è bello un limone sbucciato. Mi stanno lacrimando gli occhi. Mi sono domandato, siccome io amo fare le verticali con la testa, volevo vedere quanto tempo sarei potuto riuscire a stare in verticale sulla testa, che non l'ho mai cronometrato. Ehi. Aia, sono già stanco. L'importante è non pensarci. E mi fa male la testa. Fa male anche deglutire. Mi formicolano le dita dei piedi. Fa male la schiena. Queste cose ti temprano, non so cosa, ma ti temprano. No! Mi fa male il limone. Mi sento gli occhi gonfi. Ho fatto 10 minuti sul collo. Non so quanto faccia bene, a dire la verità. Mi è venuta voglia di sushi. È mezzanotte 20 e abbiamo voglia di fare il sushi, quindi faremo il sushi. In dispensa abbiamo trovato questo kit per fare il sushi e proviamolo. Beh, forse... Vabbè, vediamo come va. Da quello che dice il disegno... Cioè... C'è da buttare la busta proprio dentro. Cioè, secondo me Anna c'è proprio da buttare la busta. Però, Anna, butta quella pentola e quella pasta. Butta quel riso. Ora dice di lasciare la busta di riso a fuoco spento con il perco chiuso per mezz'ora. No! No, Davide! E benvenuti in cucina con Davide e Anna per cucinare il sushi! Ah,
Tiri. Ah. Cerchio di metterci. Cos'è una cazzuola questa qua? Sì. Ci va messo il salmone. Aspetta, ti faccio. No, Filadelfia. Ma ora con ha scritto di schiacciarlo forte è scoppiato. Voilà. È 1:30 di notte e buon appetito. Si è già spappolato. Tu lo sai che questo sushi è scaduto nel 2016?